Tensioni tra Kanye Man e Karen Bursin, stando ad alcune voci di gossip che circolano in rete e sulle riviste di pettegolezzi, pare che Kanye Man e Karen Bursin non sarebbero così in sintonia. Per quale ragione? L'emergente successo del divo turco che con lo sceneggiato turco Love Is It There avrebbe tolto al 32enne lo scettro di re delle soap. Tuttavia, però, dopo queste indiscrezioni è giunta la secca smentita da parte del fidanzato di Undersell. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto realmente. Kerem ha superato di popolarità il collega, secondo alcuni rumors ci sarebbe una sostanziosa rivalità tra Kanye Man e Karen Bursin. Il primo è stato in onda in Italia fino all'inizio dell'estate 2021, infatti viene considerato come l'attore turco più acclamato nel nostro paese. Le sue numerose sostenitrici italiane hanno avuto modo di conoscerlo nella prima soap opera trasmessa su Canale 5, Bittersweet Ingredienti d'amore con Oggi Gurel. Ma il successo in assoluto, a parte la breve parentesi deludente di Mr. Wrong Lezioni d'amore, è arrivata la scorsa stagione con dei Dreamer Le ali del sogno. In quell'occasione il 32enne insieme alla collega Demet Özdemir hanno raggiunto l'apice del successo non solo nella loro terra d'origine, ma anche in vari paesi europei. Karen Bursin smentisce tutto. Pare che tali voci dicano che Karen Bursin avrebbe spodestato Kanye Man dal re delle soap. Ricordiamo che dopo Mr. Wrong Lezioni d'amore su Canale 5 nel pomeriggio è arrivata la serie TV Love Is In The Air con Undersell. Uno sceneggiato che sta riscuotendo un discreto successo a livello di ascolti. Karen Bursin, in una recente intervista ad una rivista turca, ha seccamente smentito le indiscrezioni che lo vedrebbero rivale di Ken. È sbagliato vedere un'altra persona, un altro attore, come in una competizione. In realtà, il successo è di tutti. Che siamo conosciuti all'estero è un successo di tutti, perché il lavoro è quello di far conoscere la Turchia all'estero nel migliore dei modi ed è quello che si sta realizzando, ha detto il divo di Istanbul.